Per Sanitopoli si torna in aula il 7 giugno prossimo, quando il GUP Angelo Zaccagnini sarà chiamato a decidere sulle parti civili. Ma intanto accuse e difese in questi giorni al lavoro per definire le rispettive strategie. Sull'incompetenza territoriale non è stata avanzata nessuna richiesta formale, ma alcuni avvocati ci stanno pensando, soprattutto i legali dell'ex governatore del Turco, Milia e Cajazza. Sui fatti contestati, le tangenti che Angelini avrebbe consegnato all'ex presidente nella sua casa di Collelongo, la competenza sarebbe quella del Tribunale di Avezzano. Ma stiamo parlando solo di un particolare dell'intera indagine, senza tener conto che altri episodi, come i presunti incontri tra Angelini e l'ex capogruppo del PD Cesarone, si sarebbero tenuti a Chieti. Insomma, se si dovesse svolgere un processo per ogni singola vicenda descritta negli atti, non basterebbero tutti i tribunali abruzzesi. Su questo potrebbe basarsi la contromossa dei PM Trifoggi, Bellelli e Di Florio. Altro aspetto è quello dei riti alternativi. Solo ipotesi, assicurano alcuni legali da noi contattati. Vedremo al momento. Ora massima concentrazione per contrastare le numerose richieste di parte civile, per le quali si prevede una dura battaglia nella prossima udienza. Tuttavia quella del rito abbreviato è una sorta di scommessa, una mano a poker da giocare con estrema cautela e consapevolezza delle carte a disposizione. Quanti tra i 34 imputati, a partire da Del Turco, possono permetterselo? Sullo sfondo la decisione del Tribunale del Riesame, che ha rimesso in libertà Vincenzo Angelini ai domiciliari dallo scorso 27 aprile per l'inchiesta della Procura di Chieti per bancarotta fraudolenta, documentale e patrimoniale con l'aggravante del falso in bilancio. Secondo i giudici aquilani non ci sarebbe rischio di inquinamento delle prove, visto che il pool di magistrati guidato dal procuratore capo Mennini avrebbe già acquisito tutta la documentazione possibile.